Ciao a tutti, non so se a voi è la stessa cosa, ma qui c'è un'afa allucinante qui a Busto Arsizio. Poi c'è un cielo che c'è una cappa allucinante oggi, un caldo allucinante. C'è un'afa pazzesca che ti manca il fiato. Cioè anche con l'aria condizionata in macchina si scoppiava. Cioè si scoppiava, non è che avevi un gran sollievo. Guardate che cielo. Che nuvole, che poi non sono nuvole di pioggia comunque, non sanno né di carne né di pesce queste nuvole qua, cioè praticamente è solo una cappa e basta. Ma che nuvole, cioè non so se sono nuvole naturali, sembrano quelle nuvole artificiali sembrano, però vabbè, magari mi sbaglio, comunque c'è una cappa che fa paura, cioè proprio tipo effetto serra praticamente. Perfetto serra. Sì, ma che nuvole. Qui sembra un portale, tipo spazio-temporale. Vabbè, che dire. Poi io soffro un casino il caldo, per me l'estate è un incubo. Io sto bene con 10 sotto zero in inverno, quando c'è la neve. Lì sto benone. Comunque è molto afoso e fastidioso il clima oggi. Mi dà molto fastidio. Poi lì c'è il prato, quel campo lì che sembrano i cerchi nel grano, ma secondo me è l'effetto del vento che spiana giù le spighe. Poi vabbè, ne ho visti altri fenomeni del genere un po' più distante. Però secondo me quando c'è il vento le spighe si appiattiscono e formano quei cerchi del grano che poi c'è gente che pensa che sono UFO, gli extraterrestri, ma secondo me invece è un effetto della natura, che c'è il vento, magari cambia direzione all'improvviso e fa queste specie di cerchi del grano, come si vede qua. C'è tutto spiattellato, ma non è roba di origine aliena, quindi non è roba di UFO, tutte palle. Cioè, la gente crede agli UFO, cacchio. Cioè, non lo so, vabbè. È proprio come si dice, quando si vuole credere alle favole, poi ognuno può credere quello che vuole, però credere agli UFO è come credere alle favole. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque oggi è una giornata molto afosa. Ciao, ciao a tutti.